Bentrovati, benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre su Monster Hunter Stories, un nuovo appuntamento. E dalla scorsa volta, come vedete, ho un'armatura diversa, ma ho anche un'arma diversa, che è questa qui, Lotta Eterna. Si prende facendo la missione prima di Ciccio e poi di Avinia. La trovate sull'isola Copney. Avevo comprato anche Anima di Gatto, però Lotta Eterna è nettamente superiore. Quindi andiamo. L'armatura conga, il problema è che si può, da quello che ho letto, potenziare verso endgame, quindi non ne sono sicuro perché ovviamente non conoscendo il gioco, ma vedremo più avanti. Ora la cosa che mi preme è tornare alle colline di Pondry e risolvere il mistero della pietra del legame che Manelgar stava cercando di rubare. Allora, dovrebbe essere il posto, se non... Oh mio Dio, ma sono tutti quanti mostri infetti? Oh cielo! Eh sì, perché Flagello Oscuro è arrivato. O meglio, ha preso possesso della zona. Perché arrivato era già arrivato tempo fa. Ora ha proprio preso possesso della zona. E ero con Kurupeko perché appunto mi serviva un oggetto per la missione di Avinia. I mostri sono piuttosto forti. Non ho mai veramente giocato col Ratian, se non solo per il suo potere legame. E è veloce. È un mostro piuttosto veloce, mi piace. Bello. E di qua non ci sono mai stato addirittura. Eh no, perché mi pare che non mi ci fece venire e quindi non l'avevo mai vista questa zona. Ah, là mi sa che ci si può saltare in qualche modo con un velocidrome. Che tra l'altro è stato il primo mostro. Ecco, questo qui salta, ma sinceramente non me ne può importare di meno al momento. Preferisco andare avanti. Ah, eccoli! Allora, avevo visto che dovevo sconfiggere sti cosi umanoidi. Aiuto! Bruttissimi, che paura! Shakalaka, boom boom! E loro, quello più raro, l'oggetto più raro che danno è una qualcosa che serve per l'armatura conga. Il problema è che non so come viene droppato, quanto viene droppato. Se magari in questo porting l'hanno diversificato il drop rate, perché avevo letto che era difficile dropparlo su quello per 3DS. Quindi... Ah, quando vengono sconfitti fanno così? Proviamo un po' l'abilità legame, vedo se riesco a sconfiggerlo. A parte che sono forti. Quindi sono tipo dei sottoterranei? Tesoro Shakalaka. A me serve il tesoro Shakalaka. Ah, quindi troppa. Ok. Quindi ho fatto. E poi posso potenziare il mio Kongalonga, la mia armatura. Ma questo non è il posto che abbiamo visto l'altra volta. Sì, queste sono le colline Pondry che abbiamo già visitato. Ma perché allora me le fa vedere... Mi ha fatto messo la Gattovana lì? Forse perché ce l'hanno messa ora? In effetti mi ha detto il posto è lo stesso che hai visitato la prima volta, quindi... Mi sembrava strano. Cheval! Inseguite il flagello nero, eh? Temo di non potervi far passare. Ti trascina ancora dietro quel demonio. Che ti salta in mente? Te l'ho già detto e te lo ripeto. Rata è il nostro amico. Il potere del nostro legame può fermare il flagello nero. Abbiamo fiducia in Rata. Contiamo l'uno sull'altro. Bah, credere l'uno nell'altro. Che cavolata. Sei sempre uguale, vero? Ancora la stessa ingenuità e stupidità di sempre. Hai dalla nascita un potenziale che ti ha lasciato forgiare un legame senza una pietra. Ma te lo sei meritato? Non hai mai perso niente o sofferto quanto me e ti definisci un rider. Credi nel legame, nei tuoi compagni? E in che modo questo ha salvato il nostro villaggio? E tu invece non hai fiducia nel tuo Ratian? Un rider che non crede nei propri mostri non è affatto un rider.
Vuoi sapere in che cosa credo? Nel potere! Chiariamo la faccenda. Vedremo chi è davvero il miglior rider. Che cosa facciamo? Va bene, mostriamogli il potere dell'amicizia. In sella! Bene, Radian contro Radian. Sono i legami a renderci più forti. Legami. Beh, il potere è l'unica cosa che conta. Beh, in questo caso non posso darvi tutti i torti, eh. Non proprio tutti tutti. Allora. Wow! Ho capito. Vabbè, niente da fare. Aspetta, io questa lotta devo vincerla per forza, questa lotta, perché... Vabbè, meno male che c'è il mio Monsti. Però, facci picchia. Non penso di aver vinto. Non è ancora finita. Yankutku. Giusto per capire un attimino come funziona la faccenda. No, velocità no. Ok, ci penso ai miei Monsti. Vabbè, parità. È avvelenato. Ovvio. Non mi aspettavo diversamente. Fai palla di fuoco brutale senza che te lo dica io. Bravo, Tato. So veloci. Però sempre. Sempre a rata becca, no? Sempre il mio Monsti. Allora. Loro poi sono sempre in sella. Dato che lui fa velocità, faccio tecnica. È ridicolo, com'è possibile? I vostri insulsi legami non vinceranno. Amico, fammi un attimino ricaricare. Quanto fai male però. No, Rata. Ok, bravo Rata. Rata del mutuo. Palla di fuoco brutale e poi ti ricarico con la mega potion. Uoioioi. Siete forti. Non mi avvelenare. Ok, non mi ha preso. Attenzione. Cosa c'è che non va? Forza, Rati! Basta, non riesci a vedere che Rati non vuole più combattere? Se non riesci a capire cosa prova il tuo Monsti, come fai a definirti un rider? Fa silenzio, non puoi capire! Aspetta, Rati, fa come ti dico! Ma mettimi giù! No, non ho più bisogno di te! Mettimi giù! Che cos'è questo buco? Il minerale del legame è in pericolo, Link! Presto, dobbiamo raggiungerlo! Ora! Va bene. Io come sto messo? Ah, bene. Meno male. Questo sicuramente è il buco che ha fatto Manelgar. Pare proprio di sì. Cioè, penso sia questo. Allora, ci sono tanti nemici che non intendo proprio affrontare. Perché voglio andare direttamente dalla pietra del legame e vedere qual è il casotto che Manelgar ha combinato. Anche perché gli Shakala, che è il tesoro, l'ho preso, quindi dovrei essere a posto per potenziare l'armatura. Sì, lo ripeto fino allo sfinimento ora. Questo che è? Più veloce? Nullbacca. Ah, quella che è nulla. E ferro. Ma poteva cadere... Ah, mi sa che potevo cadere. Però devo arrivare sopra io. Giusto? Mi ha chiesto d'accidentata.
Cerchiamo un altro modo per salire. Sì, questo. Questo, Tato. Che però mi porta dritto nelle fauci del nemico, ma verso un oggetto. Vabbè, bisogna fare quello che bisogna fare. Provare a schivarlo senza successo e poi sconfiggerli a suon di botte. I tecnica normali sono bloccati. Sto vado di potenza, infatti. Non mi interessa la tecnica ora. Certo, potrei fare la combo, ma... sti cosi sono spaventosissimi! Ho letto che sono stati introdotti in Monster Hunter 2, ma fanno paura! Ah, ora fai... io vado in sella, vado. Ed eccoci qua. Il disp... ah, posso buttarmi da qua? Sì. Facciamo un po'... ho Narcilla con me? Sì. Bene. Vado con Narcilla, cioè scusami, faccio nettamente prima. No, questo è un altro punto, un altro piano. Che è sicuramente scollegato. C'è un tesoro, certo. Lo apri, per favore. Allora. Vabbè, seguo la strada, a sto punto. Anche se non mi fido molto. Devo essere sincero. E infatti dovevo salire di qua. Wow, che è quello? Ah, è un Nargacuga. E quell'altro che roba è? Cioè, praticamente io potrei stanare trovare un Nargacuga, la Tana, facendolo scappare poi. Però sono forti i nemici qui. Preferirei stare attento. Allora, Ratian non è proprio... quello si è buttato verso il suo destino. Ratian, volevo dire, non è proprio il mostro più adatto, o almeno così mi sembra. Però forse stiamo andando nella direzione giusta ora. Sì, però sti cosi io non, mi fanno paura, ragazzi. Non ci posso fare niente. Sono devastanti a livello concettuale. Sono paurosissimi. Aiuto, 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 aiuto. Voi dite, Andre Link, affronta i nemici che diventi più forte. Ho levellato 2 livelli. Ho fatto il mio lavoro, Levellare i mostri. E levellare i mostri e anche per i PG. Però... se io ora voglio... cielo santo. È possibile non dover affrontare tutta quanto sto bordello ogni volta? Chiedo scusa per il francesismo! Arrangiati, arrangiati. Non mi servi, Tato, mi dispiace, ma non mi servi. Oh, finalmente ci siamo. È ora di combattere, sì. È un Tigrex. Gna, è stato alterato dal dottore. Ed è infetto, facciamo qualcosa. Una bomba. Ti lancio una bomba. Ha la testa e la coda. Io attaccherei la testa a questo giro, allora. No. Piate questo. Ti lancio una pietra e fa male. Potenza, sì, bene. Sì, lusso! Hai anche scottato, beh, meglio, tutto scottato, ottimo. Bella, Ratian. Noi perdiamo le forze?
Perché noi perdiamo? No, ok, parità, va bene. Ci sta, ci sta. Sei arrabbiato, non ti arrabbiare. Ok, ancora parità. Wow! No, no, ci ha fatto scendere perché abbiamo perso. No, perché praticamente era persa questa con Ratian. Aspetta, aspetta, cambiamo. Mettiamo Rata. Sicuramente Rata non, sta, non è proprio al massimo della forma. Ora fa solo attacco potenza lui? Mi sembra di aver capito questo. Però non ne sono troppo sicuro. Palla di fuoco e mega potion. Vai. Aia. E vabbè allora. E però ovviamente l'attacco non lo fa. Certo. Ora fa lancia pietra. Sì, ma deciditi una buona volta, amico mio. Ma non gli puoi fare tutto questo male, pure tu. Non può usare attacchi potenza. Oh, quindi fa tecnica o velocità. Tecnica, bello. La nostra occasione. Sì, sì, per ricaricarci. È questa la nostra occasione. Fammi riprendere un cuore, che sennò finisce male. Finisce male, sennò, amico mio. Rata, te la senti sulla coda? Let's go. Bene, ottimo, ottimo. Ci siamo, siamo proprio a giro, eh. Non può usare l'attacco velocità. Fa solo tecnica allora. Oppure sì, fa questi suoi attacchi particolari. Un Dragon Breath, respiro... Allora, senti, facciamo a capirci. Tu non puoi farmi un attacco troppo particolare, amico mio, eh. No, 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 no. Bene, 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 bene. Abilita legame e dai, dai. Godo. Allora, è più facile questa dell'altra volta, eh. Questa degli altri mostri è stata un pochino più facile, ma godo lo stesso. Godo lo stesso. Rati, perché? Perché hai ignorato i miei ordini? Se mi avessi prestato ascolto, non saremmo stati sconfitti. Non riuscirai mai a vincere contro quel Raider in questo modo. Però se tu avessi sotto il tuo controllo il mostro più forte... Tu... Già, io, il dottore, conosci il mostro che potrebbe fare a caso tuo. È un uovo del mitico drago bianco, Versanova. Non ti piacerebbe cavalcare il mostro che fu di Raidan, ragazzo mio? Sì, vero? Allora unisciti a questo Versanova e debella il flagello nero. Come? Io? Non lo farò. Capisco. Pare che abbia puntato sul ragazzo sbagliato, un codardo. Che? Nel profondo tu hai paura di questo mostro. Per questo ti tiri indietro. Eh già, facendo il giugno, ma in realtà sono un gargafifone. Ma come? Capisco la tua profonda sofferenza, anch'io l'ho provata, caro ragazzo. Molto tempo fa ho quasi perso la mia stessa vita per l'attacco di un mostro. Persino ora tremo al solo ricordo. Per questo ho voluto vincere le mie paure. Così ho cominciato a fare ricerche su come controllare i mostri con successo. Amicizie e legami sono inutili.
Concedimi di potenziare la tua pietra del legame, ragazzo. Diventerà potentissima. Supera le tue paure e... diventa una leggenda. Abbi il coraggio di diventare un eroe. Un eroe. Bene, direi che possiamo terminare qui questo episodio. È un po' cortino rispetto agli altri, ma insomma, questo è quanto c'era da fare oggi, quindi è meglio concluderla qui. Potevo magari affrontare qualche nemico in più, sì, lo so, ma volevo arrivare subito al nocciolo della questione. Comunque non ha importanza. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E Cheval prenderà l'uovo del drago bianco? Probabilmente sì, perché gli ha detto che è un codardo, ma magari, quindi sicuramente si farà controllare. Ad ogni modo ci vediamo alla prossima. Ciao!